La predicazione di Gesù di Nazaret. La dominazione romana in Palestina, un'area strategica per l'impero perché al confine tra le province asiatiche e quelle africane, incontrò sempre forti resistenze nel popolo ebraico. Nella regione nacquero, così, numerosi movimenti politico-religiosi che incitavano alla ribellione. In questo clima di tensione e di fermento si colloca la predicazione di Gesù di Nazaret. I contenuti del suo insegnamento si distinguevano tuttavia per l'assenza di accenti nazionalistici, per l'assoluto pacifismo e per il ruolo assegnato all'amore come principio universale della convivenza umana. A tali precetti morali, la predicazione di Cristo, che in greco significa l'unto del Signore, colui che è stato inviato da Dio per la salvezza dell'uomo, affiancava la promessa della vita eterna. La critica contro il formalismo dei culti ebraici attirò a Gesù l'ostilità delle autorità religiose, che lo fecero arrestare come fomentatore di rivolte. Ne seguì la condanna alla crocifissione, pena esemplare che i romani riservavano agli schiavi. Il cristianesimo nasce circa 2000 anni fa, in stretta connessione con l'ebraismo, e prende il nome da Cristo, appellativo attribuito a Gesù il Nazareno. Gesù nasce a Betlemme, nell'attuale Cisgiordania palestinese, in quello che la tradizione cristiana considera l'anno zero. Egli si proclama il Messia, cioè il Salvatore, colui che viene a liberare tutti gli uomini dal peccato e a costruire il regno di Dio. Non è quindi il Messia, tanto atteso dal popolo ebraico, che deve restaurare il regno di Israele oppresso da secoli da potenze straniere. La vita e le opere di Gesù sono raccontate nei libri dei Vangeli, scritti da alcuni discepoli, e che insieme ai principali testi religiosi dell'ebraismo costituiscono la Bibbia, il libro sacro dei cristiani. Secondo i Vangeli, Gesù è al tempo stesso un uomo e un essere divino. Figlio della Vergine Maria, sposa del falegname Giuseppe, è infatti concepito per opera di una manifestazione di Dio, chiamata Spirito Santo. A circa 30 anni comincia la sua predicazione in Palestina, proclama la venuta del Regno di Dio, esorta all'amore per il prossimo a cominciare dai più umili e rivaluta il dolore come mezzo di riscatto dal male. Le sue idee suscitano forti ostilità presso le autorità ebraiche e romane. Ucciso mediante crocifissione, dopo 3 giorni resuscita dalla morte, per poi salire in cielo.